Scendono gli zuccheri, salgono, salgono, scendono, salgono, scendono, salgono, scendono. Questi sono gli zuccheri di Davide, che in questo momento stanno risalendo. Questo video è necessario iniziarlo in un modo solo. Ehi Google! A lui non lo ascolta. Non mi ascolta, non mi vuole bene. Ehi Google, accendi il salotto. Tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E come potete intuire dalla intro un po' più sciocca del normale, oggi si parla di casa intelligente. Oddio, quando... che già è un argomento noioso a dirlo, casa intelligente, sentite, suona male, quindi diciamo di colorare vostra casa, vostra camera, dipende da come siete. In questo video vogliamo consigliarvi 5 dispositivi, non per forza economici, non per forza troppo cari, per integrare al meglio Amazon Alexa e Google Home, che in questo momento sono i due assistenti vocali più conosciuti e più usati da noi, soprattutto dopo gli ultimi mesi, Black Friday partendo con l'uscita di Amazon appunto Dot. Alexa non lo dico perché sennò si attiva, ora l'ho detto e si è attivata. Questi dispositivi hanno avuto un successo enorme, tant'è che Alexa il giorno di Natale, per tutti gli acquisti che sono stati fatti Black Friday dopo, non ha funzionato il giorno di Natale per le troppe attivazioni. E fa ridere e fa pensare comunque a queste nuove tecnologie, come si stanno implementando, e la casa intelligente è la nuova frontiera, anche perché molti mercati, tra cui gli smartphone e altri, sono saturi, per cui le aziende stanno sempre tentando di digitalizzare anche col 5G e mettere online quello che attualmente è offline. Ma dopo aver giocato i primi tempi con sia con Google sia con appunto Echo, lo chiamerò Echo d'ora in poi, sarà difficile perché mi viene da dire, però lo chiamerò Echo. Dopo averci giocato per i primi 10 minuti vi chiederete, ok, ma questo coso qui cosa ci fa? Bello, bello, per carità, ma a parte ascoltarci la musica, che cacchio ci faccio io? Ci potete fare un sacco di cose in realtà, perché ci potrete collegare tanti dispositivi in base a quello che volete fare, tra luci, prese intelligenti, ma ci arriviamo pian piano. Partiamo dal primo oggetto. Le luci. Esatto ragazzi, qua vi consigliamo più modelli in descrizione perché ce ne sono di tutti i gusti. Abbiamo, ad esempio, ci sono anche quelle di Xiaomi, abbiamo quelle più famose, le Philips Hue, che sono anche le più costose, le migliori come molto illuminazioni e design, per cui sono le più belle, però costano veramente tanto, e alternative di marche un po' meno conosciute, cinesi, e vi mettiamo qua sotto quelle di qualità migliore. Allora, gli youtuber tendenzialmente prendono le più economiche RGB perché, come vedete, fanno dei begli effetti, ma in realtà esistono tanti tipi di lampadine intelligenti che potete collegare sia a Google sia ad Echo. Quindi anche quelle bianche, quelle a luci calde, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente Philips in questo momento ha l'offerta più ampia perché ha dalle lampadine più piccole a anche le lampadone, quelle giganti che vi fanno ambient in maniera un po' più diffusa rispetto a una lampadina normale. Ovviamente quello che potreste optare come inizio, se avete acquistato appunto un assistente vocale e volete provare a installare una lampadina nella vostra abat-jour di camera, per dire, potete optare per le Xiaomi che vi lasciamo qua sotto. Non cercate Xiaomi, cercate E-Lite, scritto Y-E-E-L-I-G-T. Comunque vi mettiamo il link qua sotto. Ehi Google, metti 2 su rosso. Ok, imposto il dispositivo 2 su rosso. Ehi Google, imposta 1 su verde. Adesso viene fuori giallo. Ok, imposto il dispositivo. La cosa anche carina è che oltre a fargli cambiare colore, chiaramente sulla maggior parte almeno delle lampadine intelligenti potete anche cambiare l'intensità. Quindi ad esempio, ehi Google, imposta 1 al 20%. Ok, imposto la luminosità di 1 al 20%. Quindi potete anche giocare un pochettino sull'intensità delle luci che volete posizionare, chiaramente. E il prezzo di questi oggetti non è per forza molto, molto elevato, perché comunque queste lampadine si trovano intorno ai 15-20 euro, per cui nulla di eccessivo. Il secondo prodotto, visto che l'abbiamo menata infinito con le luci, è una cosa che vi permette di controllare non solo l'illuminazione, ma un po' quel che volete. Esatto, perché basta dirgli spegni e accendi e praticamente fa partire il tutto. Ad esempio, lo state vedendo da là. Ehi Google, spegni l'albero.
Certo, spengo il dispositivo albero. E qui dovremmo porci le domande perché a casa di Lorenzo c'è ancora l'albero di Natale. Però fa niente. Non è colpa mia, nego tutto, anche l'evidenza. Questo lo potete fare, una cosa del genere ovviamente. Qui si parlava sempre di illuminazione, però metti che lo volete attaccare per dire al router, perché avete la paranoia che i LED del router consumano elettricità, come i miei genitori tra l'altro. Potete attaccare una presa intelligente in qualsiasi punto della casa, darle un nome, impostarla sul vostro assistente vocale e il gioco è fatto. Accendi, spegni. Ehi Google, accendi l'albero. Va bene, accendo il dispositivo albero. Anche per questo oggetto stiamo parlando di una cifra... Mi stava cadendo, scusate. Anche per questo oggetto stiamo parlando di una cifra veramente bassa, intorno ai 10-20 euro. Tu dici una spina, 10 euro, cazzo, non è bassa. Però vabbè, nel caso alcune situazioni può anche essere utile e divertente poterci fare diverse cose. Ad esempio, accendere il computer si può fare, si possono fare un sacco, accendere la TV, un sacco di cose. Terzo, ma non per importanza, non è un oggetto da comandare col vostro assistente vocale, ma è un oggetto da abbinare al vostro assistente vocale. Esatto, perché sia Google Home che Echo, esatto, non sono proprio belli esteticamente, o meglio sì alcuni, però il cavo a volte è antiestetico, metterlo in certe posizioni e oppure non ci sta, non c'è spazio. Ci sono dei supporti bellissimi che vi lasciamo qua sotto che praticamente li si possono attaccare a muro e togliere quello che è un po' l'ingombro dalla postazione, scrivania o quello che è. Soprattutto per quanto riguarda il discorso dei dispositivi più piccoli, quindi l'Home Mini e il Dot, l'Echo Dot in questo caso. Ci sono sistemi appunto che vi permettono di attaccarlo alla presa e lasciarlo lì, che è anche un po' più estetico rispetto, esatto, a posizionarlo magari su una scrivania o su un tavolo col filo che cade giù fino alla presa. Magari una presa in bagno, una presa in camera o in cucina dove c'è meno spazio. O una presa per il culo. Ad esempio, questo bellissimo coso è un adattatore per Alexa. No, Alexa adesso, esatto, è scollegata, quindi posso dirlo. Semplicemente incastrate la spina nella parte alta, arrotolate il cavo su in qualche maniera e qui posizionate il vostro assistente vocale. È la stessa identica cosa anche per l'Home Mini. E voi dite, tutte ste pirlate le avete prese? Sì, ce le abbiamo praticamente tutte. Questa qui per Alexa però l'ho pagata solo 10-12 euro, una roba del genere. Mentre quelle per Google... Un attimo. Perché ovviamente abbiamo anche quella per Google, non è bastata solo quella per Alexa. Se no disordine a me dà fastidio, ragazzi, dovete capire che... In questo caso, quelle per Google costavano un pelo di meno, ma semplicemente perché è fatta in plastica di fattura, vabbè, insomma. Ve le consigliamo però, sono davvero comode e molto fighe da vedere. Il quarto punto, e sì, abbiamo anche questa... Android TV o Amazon Fire Stick. Esatto, allora fate conto che con Google chiaramente è facile comandare anche senza doverla impostare in qualche modo, perché la rileva in automatico che è collegata alla vostra wifi. È facile impostare un Android TV di qualsivoglia genere. Ovviamente il metodo più comodo rimane sempre la Chromecast, anche se comunque la Chromecast la dovete comandare e collegare a un altro dispositivo per riprodurre cose, quindi magari un Android TV come la Shield, che è sicuramente ottimo come dispositivo di Android TV, o qualsiasi altra Android TV magari un po' più economica, andrà benissimo comunque perché è compatibile, basta che abbia il sistema Chromecast integrato, per intenderci. Come la Fire Stick con Amazon, è semplicissima e si integra perfettamente. Ehi Google, accendi la TV. Ehi Google, apri Prodigic su YouTube. Prodigy da YouTube su Shield, certo. Ciao a tutti ragazzi! Chi sono sti Prodigy? Ehi Google, spegni la TV. Vai a prendere il quinto. Porca troia. Arrivo, Ma lui si incazza se lo tiro su da terra. Porca miseria, mi sono alzata anche la polvere. Il quinto, seppur magari facendolo vedere in camera, non è proprio il massimo, perché giustamente fa la polvere, quindi esatto. State zitto. Vabbè, adesso rimettilo giù, bastava farlo vedere. Vabbè, inizio. Questo. Insomma, avete capito che il quinto punto parte dagli aspirapolveri, quelli robot. Esatto, fino ad arrivare ai termostati intelligenti. Questo è il punto più costoso, perché questi oggetti hanno un costo abbastanza elevato, soprattutto l'aspirapolvere, il termostato meno, ma comunque abbastanza. E in ogni caso è anche il punto più noioso, perché probabilmente non tutti voi, o almeno credo pochi di voi, hanno sia l'uno che l'altro o entrambe le cose, di modo da poterli collegare e farli interagire tra di loro. Inoltre, con gli aspirapolveri robot, soprattutto Google e Alexa,
non sono compatibili con tutti i modelli né con tutte le marche. Queste cose sembrano un po' meno, vabbè, è tutto poco importante, niente di necessario, però queste comunque applicate alla vita di tutti i giorni danno un non so che, un qualcosa in più, con la comodità, soprattutto l'aspirapolvere. Se abitate in un appartamento in multipiano ovviamente è meglio lasciar perdere, perché averne tre diventa, magari su tre piani diventa esagerato. un pochettino esagerato però. E quindi spero che vi possano interessare, soprattutto il termostato, anche se quello è l'unico oggetto di questi che non abbiamo provato, anche se vedo che se ne parla molto bene, che riesce comunque a essere efficace come termostato digitale, e anche col funzionamento di Alexa. Anche qui, per i modelli, quelli precisi, compatibili al 100% con i prodotti, vi lasciamo qua sotto qualcosa, perché non tutti ovviamente sono già compatibili e ben funzionanti con gli assistenti vocali, per tanti motivi. Uno, quello che abbiamo detto poco fa, ovvero che soprattutto Alexa è uscita negli ultimi mesi, quindi non è ancora compatibile al 100% con tutte le marche, tutti i brand e tutti i modelli. Sì, piano piano stanno uscendo, anche perché già in America ci sono già queste skills su Alexa, per cui è solo questione di tempo. Ehi Google, attiva D-Bot. Va bene, avvio il dispositivo di D-Bot. Ehi Google, ferma D-Bot. Ok, interrompo il dispositivo di D-Bot. Non gli dico di tornare alla doc perché non so qual è il comando. Bene ragazzi, questo video è tutto, fateci sapere se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Esatto, e fateci sapere se in casa avete anche voi un assistente vocale, se lo utilizzate, se vi piace di più Alexa o Google Home in questo caso, e se vi piacerebbero vedere altri video, se vi piacerebbe vedere altri video about this, insomma avete capito quello che intendevo dire. Esatto ragazzi, alla prossima.